quale famiglia verrà tutelata da un governo in cui ci sarà Nichi Vendola? Quali diritti verranno tutelati? Fino a che punto ci si spingerà? Luca Rosini ci porta proprio sul confine. Lara ha un anno e mezzo. È nata in Canada grazie a una gravidanza per altri. Francesco ci ha messo il seme. Una donna ha donato l'ovulo e un'altra ha fatto crescere Lara nel suo grembo. Abbraccino forte forte. Per la legge italiana, Luca non è il padre. Ma sei la super gnoccola di papà? Dici. E un bacio alla nonna? Un bacio alla nonna? E sua madre non è la nonna. Che cosa ha pensato quando ha saputo che suo figlio stava per avere una bambina? No, pensavo che scherzasse. Sia lui che Francesco, mi state prendendo un giro, come potete avere un figlio? Ma l'emozione più grande dopo quando è scesa dall'aereo, che mi hanno messo questo fagottino in braccio e finalmente non era più virtuale ma era reale, era calda, io l'abbracciavo, era viva, era lei, e quindi un'emozione grande, 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 e più passa il tempo e più dico che Dio ti benedica, e felice che sei nata. Per la legge italiana io non sono niente, ma io me ne frego del sangue. Io me ne frego, ma quando c'è un affetto, un'empatia che è nata tra me e lei, che basta uno sguardo e già ci siamo capite, e c'è un amore così travolgente, che altro vogliamo? Quando Luca tornava dal lavoro io gliela mollavo e non, quasi non mi facevo vedere per quell'oretta, quindi era un'oretta e mezza che era dedicata solamente a loro due. Proprio per permettergli di stare insieme alla la bambina da soli, avere un momento di intimità senza la mia presenza. Prima le braccia, ce l'abbiamo anche i piedini? Ti piace? Piede. Sia la nonna che i nonni dicono papà Luca, papà Francesco. Lo sa che mi chiamo Luca, per esempio, perché se dice vai da Luca viene da me. Avete mai pensato di sentirvi inadeguati rispetto, diciamo, alla cultura tradizionale nel non poter fare compiti che vengono attribuiti alle mamme? No, mai. Quando fanno i discorsi sulla mancanza di una figura femminile o maschile che sia, io credo che se si intende una figura sessuata, femminile, lei comunque la trova nelle educatrici, nella nonna, nelle zie, in tutte le amiche nostre che comunque frequentiamo. Tieni, porta il tuo gatto. Dammi questo, vai, portalo a tavola. Luca e Francesco si sono sposati l'anno scorso in Canada. Abbiamo due vite, una vita in Canada riconosciuti e una vita in Italia degli estranei. Il rapporto tra me e lei per lo Stato non esiste, cioè per lo Stato io sono un perfetto estraneo. Non sono né sposato con lui né padre di Lara. Nel momento in cui io e Luca ci lasciamo, io ho tutto, ho il coltello dalla parte del manico e quindi posso fare tutto quello che voglio. Abbiamo fatto diversi tentativi che purtroppo sono andati male e quindi insomma i tempi si sono allungati, ci sono state tante speranze e delusioni. Cioè è stato frustrante il percorso? Sì, sì, è stato abbastanza frustrante, è stato devastante quando due volte la portatrice ha abortito, è stato veramente brutto. In totale quante volte avete provato? Abbiamo provato 5 volte. Sì. Lei è la sesta, 5 volte lei è la sesta. Siamo felici, è quello che volevo una famiglia. Volevo fare l'albero di Natale con sotto i regali, volevo tutto, quello che io ho avuto. Quindi per questo, forse per questo, ho sempre pensato che domani avrei avuto un figlio. Questo pupazzo gliel'ha regalato prima che nascesse,
il figlio della donatrice, la donna che ha donato gli ovuli. Questa è Becky, la portatrice. Qua dentro ci sei tu. Sei Luca quando chiama i suoi per dirgli che è femmina. Questa è Lara da piccola. Guarda che bella. Chi è questa bimba? Chi è? È Lara. Eccola! Dentro una scatoletta di plastica. Chi è questo? Dario. Chi è? Dario. E questo? Qua.